Santa. Che meraviglia. Buongiorno a tutti. Allora, alle 9:30, oh, son presi dalla trama del film. Che bello. Dobbiamo fare sto film. Ma che bello. Ma io volevo parlare di cose serie. Facciamo uno sbaldone veloce. Intanto saluto quanti ci stanno raggiungendo, tanti bambini anche a casa, carini, a rompere. Ciao, Radio 101, certo. Voglio ascoltare la canzone di J.H. e Fedez. Va bene, dopo con la canzone che ti fa stare bene. Dicevo, facciamo uno zibaldone subito, procediamo al cinema così ce lo troviamo di torno. Prego, sigla! Allora, via! Procediamo al cinema! Sentiamo. Cristina, figlia del contadino Fernando, è attratta dal giovane Petrelli, contadino del campo vicino. Ma Fernando, molto geloso. A questo punto sappiamo chi muore. Petrelli, è chiaro. Petrelli, l'altra, no, non mi piace. Aldo Preda potrebbe fare la parte del parroco, classico Don Aldo Preda. Giusto, giusto. Sì. Don Aldo Preda. Croce e Cristina D'Avena sono i genitori di Regina, la principessa, che vogliono che si sposi con Preda, che è un principe. L'angella e il principe sono innamorati e Pretelli invece è il contadino sexy di cui si innamora la principessa, che però è costretto a stare con la regina per un debito che ha nei suoi confronti. Ma non ci avete niente da fare stamattina? Bellissimo. Preparate la borsa per il mare. No, ci deve essere uno che muore. Potrei morire io, poi magari risuscitare dopo 3 giorni, no? È già stato fatto. Ma poi perché dobbiamo stare per forza nei campi? Non possiamo stare in spiaggia, io non posso fare l'aitante bagnino. È partita, io sono qua. Tra l'altro abbiamo anche il terreno, c'è un terreno qua per girare il film. Vabbè. E chiamiamo anche Rich nel film, Rich e anche Lino Banfi. Special guest. Una riunione. Vabbè, andiamo! Gerusalemme, i caialami, io non lo so.